e benvenuti a questa edizione del TG2000. Vediamo subito i titoli di oggi, lunedì 22 luglio. Lutto a Urbino per la scomparsa del professore artista Athos Sanchini. Festa del prosciutto di Carpegna, grande festa tra gusto e tradizione. Urbino Musica Antica, un successo per il concerto inaugurale. Recuperata la barca affondata al porto di Fano. Palio del Somaro e Sagra della Tagliatella Mercatello sul Metauro, numeroso il pubblico per la 26esima edizione. Box femminile a Bottega di Vallefoglia, l'incontro di pugilato per la corona del Mediterraneo. Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG2000 Pram, l'edizione di oggi con un lutto. È venuto a mancare il professore e incisore artista urbinate Athos Sanchini. Anno 1945 Sanchini ha studiato all'Istituto Statale d'Arte, diplomandosi maestro d'arte per le tecniche incisorie. Ha poi frequentato il corso di magistero per la litografia con Carlo Ceci e altri grandi maestri. È stato titolare della cattedra di discipline pittoriche presso l'Istituto d'Arte di Urbino dall'83 al 99. Ha tenuto diverse personali a Urbino, ma anche in Pennsylvania, Polonia e Spagna, oltre a numerose città italiane. Si sono tenuti oggi i funerali del professore stimato ad Urbino, si sono uniti al cordoglio della famiglia numerosi amici, colleghi. L'amministrazione comunale di Urbino l'ha ricordato con parole di stima e affetto dell'assessore alla cultura Lara Ottaviani, che ha sottolineato la ricerca onesta e instancabile nei confronti dell'arte stessa dell'urbinate. Con pacatezza ha sostenuto e partecipato ai confronti sull'arte urbinate, dando sempre un contributo costruttivo. Anche la Scuola del Libro di Urbino ha ricordato con grande stima l'incisore di talento formatosi presso la scuola, dove ha avviato la propria carriera nel 65. Le sue opere, create con tecniche come acquaforte, acquatinta e punta secca, sono state ammirate in mostre personali e collettive in Italia e all'estero. Athos era un'anima bella, sempre gentile e disponibile. Amava il suo lavoro e condividere la propria passione con i ragazzi della scuola, offrendo consigli tecnici e professionali. La sua energia ed edizione sono state fonte di ispirazione per tutti noi. La sua arte e il suo spirito vivranno per sempre nei nostri cuori. Queste le parole della Scuola del Libro di Urbino. Grande l'affetto dimostrato all'artista urbinate durante i funerali che si sono svolti nel pomeriggio di oggi. Anche la nostra redazione si unisce al cordoglio per questa perdita. E cambiamo tema, parliamo della festa del prosciutto di Carpegna. Grande la partecipazione, tantissime le attività che si sono svolte in questi giorni. Scopriamo di più nel servizio. A tutti sulla cessù, contiamo insieme e partiamo da tre. Pronti? Vai, mani sul terreno senza toccarlo. Del prosciutto di Carpegna, una 19esima edizione che ha visto un grandissimo finale domenica 21 luglio, ben 104 metri per il panino più lungo del mondo, farcito con il re indiscusso della festa, il prosciutto DOP di Carpegna. L'evento è stato possibile grazie all'impegno di tantissimi volontari della Proloco locale, dell'amministrazione comunale e della storica famiglia Beretta. Numerosi gli appuntamenti di questa festa tra musica, artigianato, cultura e tradizione culinaria. Sì, senz'altro, siamo un po' alle conclusione, la domenica, poi chiuderemo questa sera con un'altra iniziativa molto bella, un bel concerto, festa del prosciutto di Carpegna DOP, la nostra festa principale, 19esima edizione. Bisogna fare un ringraziamento grande alla Proloco, al suo nuovo presidente Alessandro Borgia, a tutti i suoi ragazzi, c'è un direttivo giovane, molto competente, perché sono molto appassionati e quindi di conseguenza lavorano benissimo, tantissimi volontari, più di 100 negli stand, ma non è solo una sagra, è una festa, quindi ci sono stati molti aspetti durante queste quattro giornate di novità, molte novità, con tantissime iniziative, quindi di successo. Sono arrivate tantissime persone e siamo soddisfatti. È una festa che si trova, diciamo, a metà dell'estate e ci porta verso una stagione estiva che è ricchissima, perché noi abbiamo un cartellone molto ricco che è realizzato dall'amministrazione comunale, ma anche dalla Proloco, dall'ente parco e dalle tante associazioni che abbiamo, e questo ci porta ad avere un cartellone che fa invidia a tantissime realtà. Probabilmente neanche sulla costa si trova un cartellone così ricco fino a settembre, quindi vi invitiamo a venire a trovarci non solo in questa giornata della festa del prosciutto.
La festa del prosciutto si trova, noi ci siamo all'interno dell'ente parco Sasso Simone Simoncello, quindi è proprio inerente al nostro territorio, alla gastronomia, all'ambiente, alla natura. E poi diciamo anche che come turismo, che sta crescendo tanto, noi siamo un paese prettamente turistico, anche un turismo culturale sempre più importante. Quest'anno di novità, oltre la bellissima, oltre le visite guidate allo stabilimento del prosciuttificio che c'erano anche gli altri anni, c'è questo angolo di eccellenze nel giardino di Mezzanotte, uno spazio caratteristico con tutte le eccellenze del nostro territorio, dalla cacciotto d'Urbino al prosciutto DOP e ad altre realtà, ed è una novità bellissima. Voglio fare i complimenti ad Andrea Bernardini di Fenolica e anche a Maria Giulia Ciacci, hanno fatto un lavoro eccezionale. Quindi noi siamo come amministrazione comunale contentissimi, una festa che è riuscita moltissimo, che ci porta tanta allegria e ci sono tanti giovani e tanti ragazzi. Ringrazio tutti per essere qui presenti alla 19ª edizione della Festa del Prosciutto, una festicciola che è partita diciamo grazie a un frate, padre Roberto, e oggi è cresciuta, è diventata una manifestazione che fa 10.000 persone nel giro di 3 giorni, quindi ringrazio tantissimo anche tutti i collaboratori che realizzano la festa, perché ci siamo organizzati in piccoli gruppi di lavoro e ognuno per competenza crea delle piccole chicche che durante la festa hanno un gran successo, e quindi ringrazio tantissimo tutti e soprattutto ringrazio qui i presidenti delle delegazioni provinciali e regionali che ci sono venuti a trovare onorandoci della loro presenza alla festa. Sì, assolutamente, questo un complimenti, soprattutto migliori complimenti per l'organizzazione, che sto vedendo che è una bellissima cosa, anche questa location che abbinata a un prodotto che è quello del prosciutto, fa vedere anche altri prodotti della zona, quindi diciamo che quando non metti limiti a un confine, a un territorio, quando lo proloco si dà da fare e fa questo tipo di manifestazioni, penso che tutti, anche il commercio, può dire grazie a quello che facciamo, soprattutto nell'accoglienza anche in questi piccoli borghi che purtroppo senza una associazione come la Proloco, che è capillare nelle Marche, perché siamo 220 in realtà su 240 comuni, 245 adesso non mi ricordo di preciso, però ecco, copriamo quasi tutti i comuni, quindi 18.000 tesserati, e devo dire grazie ai tesserati della Proloco di Carpegna, perché è veramente, veramente un'ottima manifestazione. Sì, sicuramente è uno degli obiettivi sia del comitato provinciale ma anche del comitato regionale, cercare sempre di tenere in rete tutte le Proloco associate, cercare di essere presenti nei territori, come oggi siamo presenti a questo loro evento dedicato appunto al prosciutto DOP, quindi un'eccellenza gastronomica del territorio di Carpegna, e siamo onorati di essere qui. Mi accodo anch'io ai ringraziamenti, perché la Proloco di Carpegna ci ha accolto in una maniera esemplare, un'organizzazione veramente degna di nota, vitalizzando tutto il centro del paese con tante attività di qualità, celebrando appunto i prodotti tipici che sono un volano poi per tutta l'economia, quindi la Proloco promuove a favore di tutto il territorio in una rete che speriamo di espandere sempre di più. Esatto, adesso diciamo che era un po' un trampolino di lancio questa festa, quindi partiamo, siamo partiti bene, quindi siamo molto contenti di questo e organizzeremo sicuramente tanti altri eventi qua. E Asset SPA comunica che nella giornata di ieri è stato sistemato il danno delle tubazioni rotte in via Brigata Messina a Centinarola di Fano, dove si era verificata la rottura di una tubazione appunto con conseguente perdita d'acqua in strada. L'episodio si è verificato intorno alle 5, la società dei servizi è stata allertata un'ora più tardi e si è riusciti ad eseguire l'intervento limitando al massimo il disservizio. A mezzogiorno l'acqua dispersa sulla carreggiata era rientrata e la condotta è tornata operativa. Alle 13 la strada è stata riaperta. La rottura ha riguardato una condotta di alimentazione dell'acquedotto cittadino in ghisa grigia ed è stata probabilmente causata dalla siccità che sta caratterizzando il nostro territorio. La mancanza di piogge fa infatti sì che il terreno si presenti particolarmente secco, con conseguenti movimenti sotterranei che finiscono per incidere anche sull'integrità dei tubi dell'acquedotto. E parliamo ora di Urbino Musica Antica. Sono partite le attività di questo evento tanto atteso nell'estate urbinate. Il concerto inaugurale ha registrato un'ampia partecipazione di pubblico. Vediamo insieme.
Concerto inaugurale per Urbino Musica Antica con musicisti d'Europa in un progetto presentato in numerose città d'Italia all'insegna della pace che vede la propria origine già nel 1700. Fireworks for Europe, Music for Peace, storia della musica per i reali fuochi d'artificio, composta nel 1749, la musica per i reali fuochi fu commissionata da Re Giorgio II di Gran Bretagna per celebrare la firma del trattato di pace di Aquisgrana del 1784. Musica e pace, eccellenze internazionali insieme, un inno alla pace più che mai attuale. E ci spostiamo ora a Pesaro, dove il primo cittadino Andrea Biancani e l'assessore Riccardo Pozzi lamentano per la città 3 milioni di euro in meno in 4 anni nella parte corrente del bilancio, sottolineando quanto sia grave che il governo non sostenga le amministrazioni. Parallelamente si aggiunge l'aumento di 1 milione di euro l'anno per il rinnovo dei contratti ai lavoratori delle cooperative che forniscono un lavoro indispensabile nei servizi educativi e sociali. E questa una conseguenza dei recenti tagli quinquennali di 250 milioni ai comuni decisi dal governo, fondi che i due amministratori di Pesaro definiscono importanti per nuove scuole, impianti sportivi, contenitori culturali, edilizia sociale, ma anche riqualificazione di edifici abbandonati. Una decisione incomprensibile che metterà in difficoltà centinaia di amministrazioni, che grava sulle spalle delle persone più deboli, perché il rischio ora è che i comuni si trovano costretti a tagliare sulle spese per le politiche sociali ed educative, concludono i due. E nella città di Fano è stata recuperata la barca che era affondata al porto. Sentiamo nel nostro servizio come è andato il recupero. Una grandissima operazione straordinaria in poco più di un mese, questo è quello che avevamo promesso e quello che stiamo realizzando. Un'operazione molto delicata per la quale abbiamo attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, quindi io ringrazio dalla Capitaneria di Porto, dal Comandante, tutti gli operatori, la Protezione Civile, ma anche tutte le aziende che stanno lavorando per noi, stanno facendo un'operazione straordinaria coordinati dal nostro Ufficio Lavori Pubblici, che ci tengo a ringraziare davvero di cuore. Ecco, io non tollererò mai più che nella nostra città ci siano situazioni di degrado come purtroppo da agosto dello scorso anno eravamo stati abituati qui al porto di Fano, quindi un'operazione di cui vado orgoglioso, che per la quale ho chiesto veramente un coordinamento di tutte le forze, e oggi possiamo dire, anche se le operazioni non sono concluse al 100%, che ci siamo riusciti in barba veramente a tutti coloro che purtroppo vediamo scatenati sui social e che magari vogliono una città in degrado. Questo con me sindaco non sarà più possibile, e ci tengo a dire che gli 85.000 euro che abbiamo spesi li richiederemo al proprietario del natante, perché è chiaro che sono spese che ci sobbarchiamo noi, ma che non dovremmo e non avremmo dovuto sobbarcarci noi. Adesso inizierà al termine della fase di rimessa in galleggiamento dell'unità. L'unità verrà trasportata su uno scalo d'alaggio qui in ambito portuale per garantire all'ente tecnico e a tutti gli enti competenti di effettuare le necessarie verifiche al fine di capire quale sarà la destinazione finale dell'unità rimossa, appunto. Al momento no, le operazioni non sono ancora terminate, si spera vada tutto bene fino al termine di tutte le operazioni. Ed andiamo ora a Mercatello sul Metauro per una tradizione che va avanti da 26 anni, si tratta del Palio del Somaro e Sagra della Tagliatella, tantissimo il pubblico, non è mancato il buon cibo e neanche il divertimento. Una bella festa, va avanti bene, non ci sono stati intoppi come invece si rischia ogni tanto che ci siano, per cui tutto ok, c'è un bel clima anche da parte della gente, da parte dei cantonari che lavorano con tranquillità, con serenità, per cui è bello, bella festa. Ormai doppiato il cantone di
San Martino con Samario al trotto. Potrà dare un impedimento agli altri Samari. Una grande emozione per aver vinto il primo palio. Sì, il Somaro è stato un bel sorteggio di Somaro. Sono stati grandi sorpassi e tutto. La dedico tutto il cantone alla Baroccia e a mio fratello che mi ha seguito tutto l'anno sugli allenamenti. Tutto l'anno. Quando ci siamo allenati, dopo 3 anni c'è il ritorno della Baroccia, grazie mille. Siamo molto contenti di questa edizione perché comunque è stato un anno di cambiamento per la festa e era un po'... dai, non sapevamo come potesse andare, quindi siamo molto contenti della riuscita del Baglio. Tanta gente abbiamo visto. Molta gente, più dell'anno scorso, quindi dai. Siamo molto contenti semplicemente, il sentimento di felicità è grande e sono contento per la Baroccia, il cantone che ha vinto. Adesso festeggiamo tutti insieme per questa bella riuscita del Paglio, del 26esimo Paglio del Somaro. Quindi dai, ringrazio a tutti quelli che ci hanno aiutato e tutti i miei compagni della Proloco, vorrei un applauso per loro per favore. Ritirano il 26esimo Palio del Somaro a Mercatello sul Litoro 2024, il cantone La Baroccia! Si aggiudica l'ambito premio il cantone verde con 2 manche incredibili, il Ventino Benedetti col priore Uto e tutti i cantonari qui sotto a festeggiare. Voltiamo pagina e parliamo dei controlli della Polizia Stradale di Pesaro per droga e alcol che si sono tenuti nel fine settimana appena trascorso. Nei giorni scorsi infatti sono stati intensificati i controlli nelle zone della Movida pesarese in ambito autostradale grazie all'utilizzo di un laboratorio mobile con a bordo personale sanitario con apposita strumentazione per rilevare l'eventuale assunzione di droghe, sono stati individuati 2 soggetti sotto effetto di sostanze. Si tratta di un 39enne trovato positivo alla cocaina e un 54enne positivo ai cannabinoidi. Per entrambi è stato disposto il ritiro della patente con decurtazione di 10 punti e relativa denuncia all'autorità giudiziaria e sequestro del veicolo ai fini di confisca. Presenti ai controlli anche i cani antidroga per il contrasto allo spaccio. Complessivamente nel fine settimana sono state controllate 206 persone, contestate 57 infrazioni, sequestrati 4 veicoli, ritirate 6 patenti e decurtati 114 punti. I controlli per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti continueranno in maniera incessante per tutto il periodo estivo con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime di incidenti stradali. E una parentesi ora per quanto riguarda lo sport: a Bottega di Vallefoglia si è tenuto l'incontro di pugilato per la Corona del Mediterraneo, una domenica all'insegna della box femminile dunque, ma non solo, e la scopriamo insieme nel prossimo servizio. Noi Bulemi della Miami Fighting Boxing. Una serata straordinaria di box internazionale, di box femminile e maschile. E per noi un evento importante dopo la Notte Bianca, dopo Fiesta Global, dopo tanti eventi che ci sono a Vallefoglia, che come si dice sempre non è solo una città industriale ma anche una città che ha molte attività sportive, teatrali, culturali, enogastronomiche,
È una serata importante per il pugilato, non è la prima volta che qui a Bottega, in questa pista polivalente, si tengono gli incontri di box, è una location particolare e la conclusione sarà appunto dei campionati internazionali femminili di pugilato, che è una novità oramai sullo scenario italiano e anche sullo scenario internazionale, ma le donne, come si dice in gergo pugilistico, meno più degli uomini, quindi sarà veramente piacevole, un bel caldo, fare box è ancora più caldo, però siamo particolarmente contenti di anche questo evento che caratterizza sempre più anche Vallefoglia sullo scenario internazionale. Valentina Marra, è qua l'evento pugilistico in Vallefoglia. Per la prima volta nel nostro territorio due donne si sfidano per una cintura importante mediterranea. E com'è il livello e quali sono le tue sensazioni di questa serata? Intanto sono molto orgogliosa nel vedere due donne che combattono, perché comunque è uno sport prettamente maschile, quindi quando salgono sul ring due donne mi sento sempre molto orgogliosa e fiera. Il livello è abbastanza alto, sono contenta che questo sport comunque proceda verso un cammino, diciamo, buono, e spero che i match vadano bene, che si divertano tutti e che si possa passare una piacevole serata, insomma, dai. Ma il livello invece della boxe femminile in Italia che stato è attualmente? Attualmente è altissimo, infatti ci sono le ragazze che quest'anno sono 4 a partecipare a un'Olimpiade e per la prima volta in Italia. Da poco sono stata a Assisi, ho fatto un paio di giorni allenamento con loro, le ho viste veramente pronte, veramente super allenate e secondo me faranno dei grandissimi risultati, porteranno l'Italia veramente in alto. Vince questo incontro è dalla nuova campionessa del Mediterraneo, divisione pesi super leggeri, Nadia! Facciamo un grandissimo applauso anche a Majuba Hopati, sua degna sfidante. Sono stati 10 round veramente di grande pugilato, brave! Grazie mille, ringrazio tutta questa città che mi ha dato l'opportunità, ringrazio tutti voi che siete venuti a vedermi, grazie alle Marche, sono marchigiana, sono fiera di esserlo. E niente, è un'emozione, sono emozionata. Ancora più bello vincere nelle Marche. Assolutamente sì. Finora è il coronamento della tua carriera. Esatto, sì, dopo due titoli italiani persi, questa è la prima cintura che vinco da professionista. Ora i prossimi obiettivi? Non lo so perché è dura perché lavoro 10 ore al giorno, quindi è veramente dura. Ti ringrazio, grazie mille. Grazie a voi. Uno sguardo ora agli eventi e agli appuntamenti. Inaugura domani alle 17 all'oratorio di San Giuseppe in via Baroccia a Urbino l'esposizione di due piccoli ritratti. Si tratta di quelli raffiguranti Timoteo Viti e Federico Comandino, riconducibili alla fine del 500 alla bottega di Federico Barocci. Saranno presenti per dare spiegazioni anche di quelle che è la storia di questi illustri uomini, Bonita Cleri e Davide Pietrini. E dal 24 al 26 di luglio il Palio della Zanzara torna a Borgo Massano, serata all'insegna del divertimento. Non mancheranno anche stand gastronomici, musica e DJ set. Mercoledì appuntamento fisso con i Mercoledì della Pieve di Gaifa per quanto riguarda appunto Canavaccio di Urbino. Il prossimo appuntamento è per il 24 di luglio, una giornata all'insegna di Urbino tra arte e scienza. Tanti gli appuntamenti nella giornata a partire dalle 8 fino alla serata con il trekking in notturna. E guardando a giovedì 25 di luglio torna Pasta Asciutta Antifascista, un appuntamento fisso per quanto riguarda Borgo Massano, l'appuntamento è alle ore 20 appunto a Borgo Massano. E torna per la 14ª edizione l'attività Festazione, la festa popolare dove tutto sa di treno, ferrovia e stazione, l'appuntamento è per il 27, 28 e 29 luglio negli spazi della vecchia stazione delle Pole di Acqualagna. Non mancheranno musica, balli, DJ set e buon cibo. E per questa sera è tutto, vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi lascio ora le previsioni del Meteo 2000
e vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Previsioni per martedì 23 luglio. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Venti moderati settentrionali, mare poco mosso. Temperature stazionarie.